Questa puntata è interamente dedicata a Karl Raimund Popper. Allora, faccio un inciso perché la pronuncia corretta sarebbe Popper perché è austriaco. Sentirete però spesso parlare dire Popper perché, diciamo, non è così semplice pronunciare in tedesco. Però sappiate che la pronuncia corretta è Karl Raimund Popper. Iniziamo a conoscerlo un po' meglio. Eccolo qua, è il nostro Popper, 1902-1994, quindi già iniziamo a capire che lui ha vissuto praticamente tutto il secolo scorso, tutto il Novecento. È nato a Vienna, vissuto prevalentemente a Vienna, poi si è dovuto spostare, adesso vediamo perché. Laureato in filosofia nel 1928, però aveva anche studiato matematica e fisica, tant'è che diventa docente proprio di matematica e fisica. A causa del nazismo, lui appunto viveva a Vienna, quindi era proprio nel periodo del nazismo, si dovette trasferire in Nuova Zelanda e dopo la guerra ritornò invece a Londra, dove fu docente della London School of Economics. La sua opera principale è Logica della ricerca. È anche chiamata logica della scoperta scientifica, fu poi richiamata in un altro modo. Ci sono tante opere di Popper che sono interessanti da vedere e in questa puntata proprio cerchiamo di conoscere meglio il pensiero e la filosofia di Popper da due punti di vista sostanzialmente, l'aspetto epistemologico da un lato e l'aspetto politico dall'altro, e vediamo insieme. Allora, innanzitutto dobbiamo parlare di due aspetti importanti. Innanzitutto, se Popper può essere considerato neopositivista o no. L'abbiamo visto in una puntata dedicata al neopositivismo che ti invito a guardare prima di vedere questa puntata. Allora, ci sono state varie correnti di pensiero. E fino agli anni 50 si aveva un'idea, l'idea che Popper fosse neopositivista dissidente, però, quindi facesse parte del neopositivismo, ma in modo un po' dissidente, quindi alcune cose non erano proprio, non gli andavano proprio a genio. Poi dagli anni 60 invece si è passati dall'altra parte, dicendo proprio no, Popper non è assolutamente neopositivista. Invece di recente si è avuto una sorta di via di mezzo, perché si ritiene che una parte, uno sfondo neopositivista ci sia dietro Popper, che lui sia cresciuto e che abbia comunque masticato un po' di nozioni e di pensieri del neopositivismo. Vi ricordo anche che tra l'altro c'è il Circolo di Vienna, c'è stato il Circolo di Vienna proprio nei neopositivisti, quindi lui era proprio nella città natale che ha dato la nascita, che ha sancito la nascita proprio del neopositivismo. Quindi un po' di sfondo c'è del neopositivismo, però vedremo che Popper si distanzia, lo vediamo soprattutto col falsificazionismo. E quindi si è un po', diciamo, allargato un po' le sue vedute. In modo particolare, lo vediamo nel secondo punto, lui è stato maggiormente influenzato non tanto dai neopositivisti, ma dalla teoria della relatività di Einstein e dalla capacità che ha avuto Einstein di riuscire in modo creativo, in modo intuitivo, ad andare oltre quelle che era il tracciato delle teorie della fisica e della scienza dell'epoca, quindi con dei concetti che vedremo proprio approfonditamente, che sono il falsificazionismo e il fallibilismo, cioè il fatto che la scienza può essere fallibile. Einstein è stato infatti in grado ha scosso le menti di tutti e soprattutto è stato in grado di dire: no, aspettate, quello che noi finora abbiamo pensato fosse la legge, fosse la scienza, può essere messa in discussione, può essere fallibile, può essere falsificata. E lo vediamo proprio tra poco nella differenza tra verificazionismo e falsificazionismo. Quindi Einstein per Popper è stato proprio il punto di partenza, perché lui ha proprio avuto la capacità di distinguere bene tra ciò che è scienza
e ciò che è pseudoscienza. E soprattutto ha capito perfettamente, ha avuto il coraggio anche di ammettere che non c'è certezza alcuna, neanche nel sapere scientifico. La scienza non dà verità assolute, ma dà soltanto delle ipotesi, delle congetture, delle idee che possono essere falsificabili, quindi possono essere fallibili. Pensiamo per esempio a Newton. Il fatto è che la scienza è fatta proprio di prove ed errori, lo vediamo proprio, è il fondamento delle idee della filosofia di Popper. È per questo che in realtà molte delle cose che dicevano i neopositivisti, Popper le ha superate e le ha anche un po' criticate. Quindi non possiamo dire che Popper è di per sé un neopositivista. In parte è nato ed è cresciuto, attorniato da pensatori o comunque in un ambiente neopositivista, ma ha preso anche il largo verso nuovi pensieri, nuove idee che talvolta sono proprio diametralmente opposte, lo vediamo col falsificazionismo. Ecco, iniziamo proprio da questo concetto della filosofia. Non so se vi ricordate, nella puntata sul neopositivismo abbiamo detto che la filosofia ha senso, non è una scienza per i neopositivisti, ha senso perché serve proprio a distinguere ciò che è sensato, quindi la scienza, e ciò che non è sensato, cioè la metafisica. Per Popper la filosofia è necessaria e ineliminabile. Quindi su questo diciamo ci stiamo più o meno con i positivisti, cioè dice non si può eliminare la filosofia. Perché sostanzialmente? Lo vediamo con due suoi proprio due parti dei suoi scritti. Tutti gli uomini sono filosofi, bellissima questa parte, perché in un modo o nell'altro assumono un atteggiamento nei confronti della vita e della morte. Quindi la filosofia non si può cancellare. L'abbiamo detto, no? La filosofia per i neopositivisti non è una scienza, serve a chiarire ciò che è sensato e ciò che non è sensato. Però lui dice, Popper aggiunge anche un'altra cosa. La filosofia non può essere cancellata, è necessaria perché se esistono dei problemi di matematica, così come dei problemi di chimica, così come dei problemi di legati alla politica, di etica, eccetera, esistono anche dei problemi di filosofia. E tutti noi siamo dei filosofi, perché di base tutti noi ci domandiamo, ci facciamo delle domande sulla vita e sulla morte. Quindi ci sono anche problemi di filosofia, con delle domande che sono dei veri e propri problemi, sono dei grandi problemi dell'essere umano, legati proprio a aspetti legati alla vita, alla morte, al senso della vita, al senso della scienza, al progresso della scienza, alla conoscenza. L'abbiamo visto sin dagli albori del nostro percorso di filosofia, dove la filosofia si è occupata di tanti aspetti. Quindi ci sono tanti problemi della filosofia e la filosofia non può essere assolutamente eliminata perché è necessaria, assolutamente, una disciplina che si occupa di problemi grandi dell'essere umano e non può essere messa nell'angolino. E leggiamo proprio quest'altro punto. Ho sempre creduto che esistano problemi filosofici autentici, che non sono dei meri rompicapo originati dall'abuso del linguaggio. Quindi lui dice, attenzione, che non è che è per colpa del linguaggio che è ambiguo, che non è capace di chiarificare, che non è in grado di essere preciso, che esistono i problemi filosofici. I problemi filosofici esistono di per sé. E per questo motivo vengono poi rivalutati i filosofi presocratici. Perché? Perché i filosofi presocratici si sono occupati proprio del problema cosmologico, che è il problema alla base di tutto, lo ricordiamo, no? Nel periodo di Talete, di Anassimandro, di Anassimene, dove ci si poneva il punto cruciale, il problema dei problemi è da dove nasce il mondo, da dove nasce tutto questo. Quindi, punto di partenza fondamentale è la filosofia è necessaria e ineliminabile per Popper. Allora, adesso partiamo, ci saranno un po' di slide legate proprio all'epistemologia, poi dopo ci sarà una parte, una piccola parte legata alla politica. Io vi invito a ascoltare tutta la lezione
perché Popper è proprio uno di quei filosofi che vanno compresi più volte, quindi magari nelle prime slide non comprenderai tutto, però dopo ti sembrerà più chiaro e quando lo riascolterai vedrai che capirai meglio tutti i concetti. Io magari ripeterò più volte dei concetti proprio per chiarificarli meglio, per renderli più chiari. Allora, partiamo dal primo presupposto, cioè il problema di base che un po' sulla scorta del neopositivismo è che cos'è scienza e che cos'è pseudoscienza, quindi che cosa può essere definito scientifico e cosa può essere non scientifico. Allora, il neopositivismo diceva che una teoria è scientifica nel momento in cui si può verificarla tramite l'esperienza. E ti faccio proprio l'esempio. Noi abbiamo questa teoria e diciamo che la verifichiamo attraverso A, B, C, D fino alla Z. E si scopre che dalla A alla Z tutte le verifiche sono vere. Quindi vuol dire che la teoria è scientifica perché tutte le varie verifiche che sono state fatte, perché A è vera, perché B è vera, perché C è vera, perché D è vera, eccetera. Popper dice no, attenzione, non è così. Non è il verificazionismo che serve a rendere una teoria scientifica, ma è invece il falsificazionismo. Quindi lui parte dal contrario, cioè invece che guardarla in positivo, ossia ho una teoria e guardo tutte quelle che sono le verifiche positive, vuol dire questa è vera, sì, questa è vera, sì. Questa è vera, sì, e allora la teoria è scientifica perché ho verificato che tutte queste ipotesi sono vere, quindi rientrano nella teoria. Popper dice no, io devo partire dal negativo, devo dire ok, va bene che ci sono 100.000 miliardi di ipotesi che verificano, ma io devo trovare anche solo una prova che falsifica quella determinata teoria. Quindi per poter verificare si devono presentare tutti i casi, secondo lui, ma questo non è possibile perché i casi sono tantissimi. Quindi io in realtà non posso verificare qualcosa perché io vi ho fatto l'esempio di A dalla A alla Z, ma possono esserci anche A1, A2, A3, A4, oppure prendiamo i numeri naturali che sono infiniti. Ci possono essere infinite verifiche, ma non è possibile verificarle tutte, perché ci sarà magari la pecora nera, quello X4, sembra la battaglia navale, X4, che invece falsifica. Allora io non devo andare a guardare le positive, le X positive, ma devo andare a guardare la pecora nera, devo andare a guardare quello che falsifica e da lì parte il concetto di principio di falsificabilità. Una teoria è scientifica quando può essere falsificata attraverso l'esperienza. E dice proprio, il verificazionismo è un sogno, è un'utopia, perché non riusciremo mai ad avere, proprio come i numeri naturali, tutte le verifiche su tutto. Devo invece partire al contrario, alla negativa, devo vedere quello che è la pecora nera, cioè la falsificazione della teoria. Adesso lo vediamo in modo più approfondito. Eccolo qua. Quindi ribadiamo, una teoria è scientifica solo quando può essere falsificata, cioè smentita attraverso l'esperienza. Facciamo l'esempio classico. Tutti i cigni sono bianchi. Io finora ho visto i cigni che sono bianchi. Magari anche voi avete visto tutti i cigni bianchi. Ma basta anche solo un cigno grigio o nero che falsifica, che smentisce quella teoria. Perché fin tanto che noi vediamo tutti i cigni bianchi, noi possiamo dire che quella teoria è scientifica. Sì, perché secondo il verificazionismo ho verificato, allora tutti i cigni sono bianchi, andiamo al lago. Quel cigno A è bianco, quel cigno B è bianco, quel cigno C è bianco, quel cigno D è bianco e via dicendo. Quindi io non ho trovato neanche un cigno che è di un altro colore, per cui sono tutti bianchi. Però
Però, attenzione, basta un solo cigno che non sia bianco a falsificare, cioè a smentire, attraverso che cosa? Attraverso l'esperienza, perché vado al lago e scopro che un cigno è grigio. Quindi lui dice un'asserzione o teoria è falsificabile se e solo se esiste almeno un falsificatore potenziale, attenzione, potenziale, almeno un possibile asserto di base che entri logicamente in conflitto con essa. Che cosa sono le asserzioni di base? Sono degli enunciati, elementari che indicano l'esistenza di X e che possono essere controllati intersoggettivamente, cioè sostanzialmente il fatto che un cigno possa essere grigio, che possa essere nero, cioè quel cigno, quel X che mi dice no, attenzione, quella teoria, non va bene. Quindi una teoria è falsificabile se solo se esiste almeno un falsificatore potenziale, quindi non necessariamente deve essere di fatto, che si verifica poi con l'esperienza. Ecco che qui nasce proprio questa idea di utopia, di questa scienza che non riesce ad avere delle solide basi, che non ha la verità in tasca. Popper è proprio il pensatore che distrugge la palazzina fatta di mattoni, fortificata, la roccaforte della scienza che in quanto scienza può essere verificata. Popper dice no, la scienza è come un edificio costruito su palafitte. Perché? Perché non c'è certezza, perché basta un cigno grigio per far crollare tutto. E quindi io parto, pensiamo a Newton, pensiamo a Galileo Galilei, pensiamo a tantissimi altri pensatori. Basta un pensatore, un'intuizione, una creatività. Pensiamo ad Einstein, no? Che è riuscito contro tutto e contro tutti a dire no, attenzione, che queste teorie sono passate. Io ti dico che c'è un cigno nero. Ecco un po' come Einstein fosse arrivato a un certo punto e avesse detto: attenzione, voi tutti pensate che i cigni sono bianchi, ma io vi dico che c'è un cigno nero. E questo cigno nero ve lo dimostro, ve lo faccio vedere. Quindi le asserzioni di base sostanzialmente non sono oggettive, ma sono soggettive perché sono scelte dagli scienziati di un'epoca. Quindi lo scienziato di un'epoca, Newton di turno, che decide che questa è un'asserzione di base, sulla base del quale appunto si può falsificare, ma l'epoca successiva, magari quelle asserzioni di base vengono completamente stravolte. E quindi la scienza è un edificio costruito su palafitte, cioè è precaria. La base empirica delle scienze oggettive non ha in sé nulla di assoluto. Lui smonta completamente quest'idea, anzi, proprio quest'idea del neopositivismo, del positivismo, no? Della scienza che illumina tutto, molto illuministica, molto. La verità in tasca. La scienza non posa su un solido strato di roccia. Dobbiamo renderci conto che non possiamo fare verificazionismo. Sarebbe bello poterlo fare, ma è un'utopia, è un sogno, perché non è possibile trovare tutte le risposte a tutti i numeri naturali, per esempio. Perché ci sarà magari qualcosa che ci sfugge e magari quello è il cigno grigio o il cigno nero. Quindi lui fa una distinzione anche nelle asserzioni di base tra logicamente possibili, cioè che servono per delineare il carattere empirico delle teorie, quindi l'aspetto legato all'esperienza, e effettivamente accettate, cioè quando è la base, diciamo, per controllare una teoria. Questo serve più che altro per capire che ci sono delle possibilità logiche, quindi le asserzioni di base logicamente possibili vuol dire che io logicamente le posso intuire, le posso pensare a livello logico, perché quelle non pensa, cioè che non possono essere possibili dal punto di vista logico non vengono neanche considerate. E poi quelle effettivamente accettate, cioè la base proprio di partenza per controllare una teoria. Allora, vediamo proprio l'epistemologia di Popper per quanto riguarda gli assunti del falsificazionismo. Allora, riprendiamo il punto. Verificazionismo dice che una teoria
non è scientifica solo perché riesco a trovare tante conferme per quella teoria. Quindi lui dice: non può essere verificazionista perché la teoria non si può verificare con tante verifiche, perché ci sarà sempre qualcosa che ci sfugge. Una teoria è scientifica solo ed esclusivamente se posso trovare un fatto negativo per confutarla. Quindi io parto dal negativo, le teorie non possono essere verificate, ma attenzione, possono essere corroborate. Che parolone! Allora, che cos'è la corroborazione? Perché è un termine importante. È una teoria che supera il confronto con un'esperienza falsificante. Vuol dire che prendiamo per esempio delle teorie a confronto. Io ho la teoria A e ho la teoria B. Le metto in falsificazionismo, cioè gli dico: ok, adesso vediamo quale delle due regge di più. Quella che è maggiormente corroborata, cioè quella che supera il confronto con un'esperienza falsificante, supponiamo la A, vince rispetto alla teoria scientifica B, perché è più corroborata, cioè non è un indice, attenzione, la corroborazione non è un indice di perfezione, lo abbiamo detto, non abbiamo la verità in tasca, ma è come se, ipotizziamo proprio una piramide dove all'apice c'è la verità, verità che nessuno ha, e che però noi vogliamo avvicinarci a quella verità. Quindi una teoria corroborata è una teoria che riesce a salire dei gradini per riuscire ad arrivare più vicino alla verità. Quindi avvicinarsi a BC, per esempio, no? Prendiamo le teorie A, B, C, è corroborata la A. Quindi tra le tre ipotesi sceglierò A, perché ha, come dice lui, la preferenza rispetto alla verità. Vuol dire che si avvicina di più rispetto alla verità. Quindi è molto importante questo aspetto della corroborazione, perché ricordiamo che non c'è la verità infusa, non si arriverà mai alla verità. Adesso vediamo che infatti il suo pensiero è molto socratico da questo punto di vista, ma ci avviciniamo sempre di più attraverso che cosa? Il falsificazionismo, cioè non andare a vedere che tutti i cigni sono bianchi, A, B, C sono bianchi, ma andare a cercare se c'è un cigno nero o di un altro colore. Questo è quello che si va a fare, quindi il contrario dei neopositivisti. E in tutto questo la metafisica dove la collochiamo? Perché i neopositivisti dicevano che la metafisica non aveva alcun senso, non era né falsa né infondata, ma proprio non aveva senso perché non era verificabile. Popper invece la riesuma, cioè la riporta in auge, dice che ok, va bene, la metafisica non è una scienza, secondo Popper, ma ha un senso e uno scopo propulsivo anche nei confronti della scienza. Quindi viene un po' riabilitata rispetto ai neopositivisti. E la metafisica non è controllabile con l'esperienza, questo è vero, non si può controllarla con l'esperienza, perché è qualcosa che trascende l'esperienza. Ma è comunque criticabile e discutibile, quindi non può non avere senso. Cioè, qualcosa non ha senso e quindi non può essere né criticata né discussa, ma qualcosa, se nel momento in cui io posso criticare qualcosa e do una critica a qualcosa, discuto su qualcosa, vuol dire che ha un senso, altrimenti non avrebbe proprio alcun motivo di esistere. E tra l'altro, proprio in virtù di quello che abbiamo detto poc'anzi, lui diciamo critica sia il marxismo che la psicanalisi. Perché? Ma questo è abbastanza semplice, perché lui parte dalla fisica, da Einstein, no? La sua grande influenza è stata Einstein, che dice che sostanzialmente è un potere esplicativo limitato e aperto ad eventuali smentite. Per cui io ho di fronte a me la possibilità di poter falsificare qualcosa di fallibile. Il marxismo e la psicanalisi non lo sono, ma per il semplice motivo che sono delle dottrine, lui le chiama omni-esplicative, cioè cercano di spiegare un po' tutto e trovano sempre delle ipotesi di salvataggio. Mi spiego meglio. Prendiamo per esempio la psicanalisi, prendiamo la teoria dei sogni, anche di Freud. Lui dice: io non riesco a falsificare le teorie di Marx, così come la psicanalisi, e quindi sono delle pseudoscienze. Perché?
Perché tutte le volte che io vado a falsificarle, e quindi trovo un po' il bandolo della matassa, cioè trovo sempre delle crepe, poi c'è sempre un'ipotesi, cioè è colpa dell'inconscio, è il rimosso che si muove, allora è stato questo. Quindi è un po' come se tutte le volte, adesso la dico in modo esagerato, si trovasse sempre un'ancora di salvataggio per dire: eh no, però è stata questo, eh no, però è stato quest'altro. E quindi lui dice: ok, non sono delle scienze, perché se tutte le volte io devo dire che ma è l'inconscio, ma questa cosa non la possiamo controllare, ma questo, ma quell'altro, alla fine non riesco mai a falsificare niente. E questo vale anche per il marxismo. Un altro aspetto importante che è sempre collegato con tutto quello che stiamo vedendo sull'epistemologia di Popper è questa frase che lui dice: non c'è alcun metodo per scoprire una teoria scientifica, che è un po' quello che abbiamo detto prima. Cioè, una teoria scientifica non è la scienza, la verità, ma è una congettura o un'intuizione creativa. Einstein ha avuto una congettura audace, lui è stato molto audace per la sua epoca anche, cioè lui ha avuto la capacità di dire: no, attenzione, voi tutti vedete dei cigni bianchi, io vedo un cigno nero però, e ha avuto la capacità di dirlo. Io penso che ci siano magari state altre persone nella storia che invece non hanno avuto il coraggio che ha avuto Einstein, e lui ha avuto questa intuizione creativa e questa audacia. Quindi Popper dice: le teorie scientifiche sono delle, la scienza è basata su delle palafitte che si spezzano, quindi oggi c'è una teoria, nel 2021, magari dopodomani viene completamente sconfermata, viene completamente abbandonata. Quindi sostanzialmente noi dobbiamo partire da un procedimento per congetture e confutazione, cioè sostanzialmente per prove ed errori. La nostra vita è basata proprio sull'errore, è una parte importante dell'essere umano, così come una parte importante del procedimento scientifico. Lui dice: noi non dobbiamo partire come queste idee molto illuministe, molto positiviste, dal fatto che la scienza è la scienza infusa, no? È perfetta, ma dobbiamo pensare che la scienza è quella che è proprio grazie agli errori che ci sono stati. Infatti ci sono tre procedimenti. Io parto da un problema, cioè inciampo in un errore. Il problema che cos'è sostanzialmente? È un errore. Io inciampo nell'errore e dico: oh, to, guarda, c'è un problema che è un errore, che va capito, che va compreso, e quindi devo fare delle ipotesi per cercare di risolvere questo problema. E che cosa faccio poi? Delle prove. Imparo dall'errore perché il problema venga risolto, e quindi prove ed errori. Vedete che questo è proprio il procedimento scientifico, e fare scienza è proprio basata sugli errori. Io imparo dagli errori e vado oltre. Vado verso un nuovo modo di fare scienza, che è sempre quella di metterla in discussione, la scienza. Quindi non basarsi sui paraocchi: la scienza è questa, la teoria è questa, è universale, boom, rimane così, ma sapere che dietro l'angolo ci può essere qualcuno che ti trova il cigno nero, che ti trova quel cigno che va a completamente far crollare la palafitta. E lui, proprio per i motivi che abbiamo visto prima, è contro l'induzione, induzione che va dal particolare all'universale, al generale. Quindi io prendo un particolare, cioè il cigno bianco, e poi ne prendo un altro di cigno bianco, e poi ne prendo un altro, e poi io vado al generale e dico: vabbè, ne ho visti 3-4 di cigni, sono tutti bianchi, quindi saranno tutti bianchi, no? E per Popper l'induzione non può esistere, perché le osservazioni particolari, quelle singolari, individuali, anche se sono tantissime, cioè prendiamo 1.000 cigni, non bastano, perché non si può basare una teoria universale, una teoria generale, una teoria che pesa sul mondo della scienza e dalla base di quale poi dopo si fanno tante altre congetture. Non si può basare tutto su delle singolarità, su 1.000 cigni, per intenderci. Le teorie nascono
dalle teorie invece, quindi lui parte da una concezione deduttivistica. Infatti, vedete qua in fondo, dice la teoria, io parto da una congettura, cioè quindi comunque da una teoria, perché una congettura è una teoria, è una mia teoria, è un'ipotesi. La congettura è, ok, io penso che questa cosa sia così, che questo succede in questo modo. Quindi è una teoria. E dalla teoria passo ai fatti. Quindi a livello di esperienza, falsificazionismo, devo falsificare, devo smentire e poi passo finalmente alla teoria. Quindi è molto diverso dall'induzione, cioè che io parto dal fatto per poi arrivare alla teoria. Io qui parto dalla teoria, parto da una congettura, da un'idea, per poi arrivare di nuovo attraverso l'esperienza alla teoria. E tra l'altro lui è anche contro l'osservazionismo e mi spiego meglio. Cioè lui dice lo scienziato di per sé non può osservare con occhio neutro quello che vede, non può fare esperienza delle cose senza avere già delle ipotesi o delle congetture. Io non posso, anche quando insegno psicologia, tutta la parte della percezione, io non posso prendere la sensazione che ho senza farmi un'idea, una congettura, un'ipotesi che è soggettiva. Questa è una teoria, tra l'altro, molto apprezzata di Popper, contrariamente alla teoria sull'induzione che è stata invece molto criticata, quella che abbiamo visto poco fa. Questa è stata molto apprezzata, soprattutto per il fatto che lui dice: attenzione perché la mente non è una tabula rasa, un po' come anche pensavano i comportamentisti, ma è un faro che illumina. Che cosa? Le nostre ipotesi. Quindi è un po' come se noi avessimo qui un faretto che illumina tutte le nostre ipotesi che escono dal nostro cervello, sia consce che inconsce. Quindi in realtà però io ce le ho già le congetture, ce le ho già le teorie, le idee. E l'osservazione è carica di teoria, è parte da delle aspettative. Io per osservare, anche quando faccio delle osservazioni con un metodo qualitativo, io comunque parto, ho delle aspettative, ho delle teorie anticipative, mi faccio già delle idee e quindi questo è già di per sé, comunque parto da delle congetture, delle ipotesi. Non sono un cyborg, non sono un robot che oggettivamente va a vedere le cose. Io ci metto il mio perché sono un essere umano. Poi un'altra cosa interessante, sempre per quanto riguarda l'epistemologia, è la teoria dei tre mondi. Lui distingue tra tre mondi diversi. Questo è proprio l'ultimo periodo di Popper, siamo proprio nel realismo, nell'ultimo periodo della sua attività filosofica. Nel primo mondo ci sono le cose, cioè gli oggetti fisici, tangibili, i fatti naturali. Nel secondo mondo invece ci sono delle esperienze soggettive che non sono tangibili, ma ci sono, cioè sono le emozioni, i sentimenti, i pensieri, eccetera. Il terzo mondo, riprendendo un po' Platone, nel terzo mondo ci sono le teorie scientifiche. Attenzione però, sono teorie scientifiche che sono avulse dalle esperienze soggettive, perché sono proprio trascendenti, cioè vanno fuori un po' come le idee di Platone. Lui dice: queste teorie scientifiche, che possono essere matematiche, metafisiche, religiose, tutto quello che volete a livello scientifico, vanno oltre, trascendono, cioè vanno oltre le esperienze soggettive e lì stanno, un po' come appunto le idee di Platone. Vediamo adesso un altro aspetto interessante che è il rapporto tra mente e corpo. Lui, beh, innanzitutto sostiene che è un problema filosofico molto importante, anzi forse più difficile da risolvere. E riprende un po' Cartesio parlando appunto di dualismo interazionistico, però, perché lui dice ci sono due stati distinti, la mente e il corpo, che però interagiscono tra di loro. E lui è contrario al determinismo, perché dice, lui prende l'esempio delle nuvole e degli orologi. Le nuvole di per sé a livello metaforico sono imprevedibili. Oggi, adesso ci sono, tra 5 minuti non ci sono più, poi si spostano. Invece gli orologi sono prevedibili, sono fissi, sono fermi, ci sono delle regole ferree, no, negli orologi.
E non si può assolutamente dire che tutte le nuvole sono orologi. Questo è sostanzialmente quello che abbiamo detto poco fa, è semplicemente una ripresa in modo metaforico del fatto che non si può dire che tutti i cigni sono bianchi, ma perché a un certo punto arriva la nuvola e ti cambia completamente la prospettiva. Non si può dire che il cielo è sempre azzurro perché arriva la nuvola e ti cambia completamente la prospettiva. Per quanto riguarda la libertà, beh, è molto semplice, lui dice che la libertà è un controllo plastico del comportamento attraverso la razionalità critica, cioè l'uomo è in grado di controllare il proprio comportamento attraverso che cosa? Attraverso le prove e l'errore. Quindi io faccio delle prove, faccio degli errori, mi rialzo e riprovo. E come lo faccio? Sempre con la razionalità critica. Critica perché? Perché sono in grado tutte le volte che cado dall'errore di rialzarmi, sì, ma di capire e di comprendere, anche se non sempre lo facciamo in modo molto strutturato, che sono caduto e che magari la prossima volta cercherò di non cadere. Questo è un dato interessante. Vediamo in ultimo molto brevemente le dottrine politiche. Allora, gli scritti principali per quanto riguarda le dottrine politiche sono la miseria dello storicismo e la società aperta e i suoi nemici. Diciamo che lui bisogna considerare una cosa importante. Lui è vissuto in tutto l'arco del Novecento, ha vissuto due conflitti mondiali, ha vissuto l'epoca del comunismo, insomma, ha vissuto diverse situazioni complesse, tant'è che infatti lui, e lo vediamo nel secondo punto, critica molto i sistemi totalitari, cioè l'idea è che sostanzialmente lui ha vissuto proprio in quel periodo, sia per quanto riguarda il nazismo, sia per quanto riguarda il comunismo. Ma andiamo per gradi. La critica allo storicismo. Diciamo che lo storicismo di Popper è uno storicismo un po' diverso rispetto a quello che si riteneva in passato, perché lui dice lo storicismo del passato riteneva che la storia fosse preconfezionata, precostituita, cioè che i fatti poi, dai fatti si cogliesse, cioè si comprendessero dei valori. Il senso della storia non è un senso, non è un senso oggettivo, non è un senso olistico, globale del destino dell'uomo, ma ci serve proprio per cercare di comprendere meglio, ma non in modo oggettivo. Non si può fare e studiare storia o riprendere la storia del passato, anche quella più cruenta, quella delle guerre, in modo oggettivo e dai fatti dare dei valori, dare dei giudizi. E da questo punto di vista lui dice proprio, lui critica moltissimo i sistemi totalitari, l'abbiamo visto, nascono secondo lui da un sogno che è insito nella società, nell'essere umano, che è quello di una società perfetta, che però la società perfetta è un'utopia ed è per questo che proprio per cercare di trovare una società perfetta, la società si accartoccia su di sé attraverso dei sistemi di disciplina ferrea, di to questi totalitarismi, queste dittature. Perché? Perché dietro c'è il sogno di una società perfetta, che però è un'utopia, una società chiusa, che riprende un po' la società chiusa, società aperta di Bergson. La società chiusa è una società rigida, una società non libera, una società molto disciplinata, fin troppo disciplinata, e invece c'è una società aperta che è libera, che è democratica, che è in grado di lasciare libero l'essere umano di agire e di essere veramente democratica, che è una democrazia che per l'appunto è un riformismo gradualismo, lui è gradualista. Proprio lui dice riformismo gradualista è proprio per evitare le violenze e mantenere la democrazia. Io devo fare delle riforme graduali, dare il tempo anche alle persone di potersi abituare, non fare delle cose estreme. L'estremismo non va bene perché priva le persone di libertà. E quindi la società chiusa, la società libera, poi porta che cosa? Ad un sogno che è quella della società perfetta, che è un'utopia, e porta poi ai totalitarismi che ci sono sempre stati purtroppo e ci sono stati anche nell'epoca contemporanea con le dittature
da un lato con il nazismo, fascismo e dall'altro con il comunismo. Quindi il troppo stroppia, insomma, intendiamo questo. Tra l'altro, l'ultima cosa che vi dico prima di lasciarci è che lui, tra l'altro, ha criticato anche moltissimo i mezzi di comunicazione, tra cui anche la televisione, la stampa, proprio perché non sono dei metodi democratici del tutto, anzi, non lasciano realmente libero come dovrebbero essere nati con quello scopo. E quindi c'è anche questa idea di Popa che è molto interessante. Io ti invito come sempre ad iscriverti al mio canale e ad attivare la campanella per le notifiche, così ti arrivano sempre le notifiche quando posto nuovi video. E poi ti aspetto negli altri social, tra cui Instagram, Facebook e LinkedIn. A presto!